Dai ragazzi, dai, 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 continuate così. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, ovviamente Paralimpiadi di Tokyo 2020, altre 9 medaglie. Io ieri o l'altro ieri, non ricordo bene, avevo detto, ma chissà se riusciremo ad arrivare a 50. Credo, spero di non portare sfortuna, ma credo che le supereremo e anche abbondantemente, perché siamo a, se non erro, oltre 40 sicuramente, perché altre 9 medaglie oggi, quindi oltre 40 sicuramente. E che cosa vogliamo dire a questi ragazzi che ci stanno veramente facendo emozionare? Questa notte anche nel ciclismo sono arrivate 4 medaglie d'argento, peccato nessun oro, ma 4 medaglie d'argento nelle varie categorie del ciclismo, su strada ovviamente, e parliamo di cronometro. Poi ci sono anche ovviamente le prove in linea, dove dovremmo anche riuscire ad ottenere altre medaglie, almeno sulla carta, e chissà, puntare anche all'oro. Quindi speriamo veramente bene. Poi ovviamente sono arrivate le consuete medaglie dal nuoto, ed è arrivata dal nuoto l'unica medaglia d'oro di giornata, quella di Giulia Terzi. Stupenda ragazza, bella, brava, veramente, cioè non importa nulla che sia che abbia una disabilità, è una persona veramente di una serenità, di una semplicità, un sorriso bellissimo, ed è veramente una forza della natura. Sull'onda dell'entusiasmo delle altre 2 medaglie prese nei giorni scorsi, oggi si diceva all'inizio della gara che poteva lottare, cioè che andava a lottare insomma per una medaglia, ma che sarebbe stato difficile battere soprattutto la statunitense Cohen, che era la favorita numero uno, e invece l'ha battuta, e alla grandissima. Non è che l'ha battuta di un centesimo, cioè ha condotto la gara dall'inizio alla fine. Ha resistito alla fine, anzi, ha allungato addirittura, e veramente una Giulia Terzi stupenda. Ma andiamo con calma, e vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace su questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto. Che dire, partiamo prima da questo oro, da questo oro stupendo nei 100 stile, categoria S7. Se, di Giulia Terzi, ne ho appena parlato, e cioè cosa c'è da dire di più? Nulla se non stupenda, bravissima, oltre ogni aspettativa. Quindi abbiamo dei ragazzi veramente fenomenali, ma il movimento del nuoto italiano in generale è fenomenale, sia a livello paralimpico, e come abbiamo visto ci stiamo sviluppando alla grandissima anche a livello olimpico, quindi per quanto riguarda i normodotati, insomma. Quindi veramente continuiamo così, speriamo di non fermarci più. Come è successo per le Olimpiadi, spero non finisca mai questa Paralimpiade, ma purtroppo fra 5 giorni, se non erro, dovremmo chiudere i battenti, ecco. Però con la speranza che ogni volta si possa fare sempre meglio e si possa migliorare. E partiamo subito con gli argenti, quindi abbiamo detto dell'oro di Giulia Terzi. Nella notte arrivano la maggior parte degli argenti. Arriva l'argento nell'atletica, nel lancio del disco, Assunta Legnante, già medaglia comunque a Rio, atleta stupenda, tutti ne parlano benissimo, persona fantastica. E tra l'altro non era neanche la gara più congeniale a lei. Aspettiamo di vederla nei prossimi giorni e speriamo di vederne nelle belle. Poi ho detto del ciclismo, quindi le varie medaglie di argento di Luca Mazzone, Cornegliani, Francesca Porcellato e Giorgio Farroni, grandissime, grandissime medaglie. Poi l'argento nei 400 stile, quindi torniamo al nuoto di Alberto Amodeo, anche qui argento veramente ottimo, perché se l'è giocata sino alla fine, cioè non si poteva fare di meglio di quello che ha fatto Amodeo, e quindi veramente
Grandissimo, grandissimo anche lui che sembrava un pochino sottotono, magari invece si è ripreso alla grandissima. Ma sono tutti ragazzi che nel momento in cui, nei momenti di difficoltà, ecco, riescono sempre a tirare fuori delle energie che sembra, cioè, che sembrano inesistenti, che non sembrano avere. Quindi grandissimi tutti, grandissimo anche Stefano Raimondi che prende un altro argento e quindi il settimo argento di questa giornata nei 100 farfalla S10. Anche qui gara stupenda, è stato in vantaggio dopo i primi 50, poi l'atleta ucraino favorito lo supera, ma veramente fino a 15 metri dalla fine erano fianco a fianco e l'ucraino favorito numero 1 stava per essere scalzato da Raimondi, che anche lui comunque dopo le medaglie, l'oro, veramente stupendo. Il bronzo, l'unico bronzo di giornata, è di Xenia Palazzo, sempre nel nuoto, e dietro si mette praticamente tutte le altre, perché scava un solco gigantesco, ma sin dall'inizio non può nulla, solamente contro le due americane, fra cui la stupenda, grandiosa Jessica Long, che però viene battuta dalla compagna di squadra. Ma veramente anche qui Xenia Palazzo ha fatto quello che doveva fare e anche di più. Non ha potuto nulla contro le atlete americane, ma ha scavato un solco gigantesco nei confronti di tutte le altre. Quindi benissimo così anche lei dopo le medaglie che ha ottenuto nella staffetta, e insomma anche lei, anche per lei non è la prima gioia in questa Olimpiade. Parliamo anche poi dell'atletica. Oltre all'argento di Assunta Legnati ci sono state anche altre gare, fra cui quella di Zheng, italiano impegnato nei 400 metri. Arriva quinto, comunque buono perché fa il suo personal best, però non basta per una medaglia. E poi un'altra informazione, che nel tennis tavolo, a squadre femminili, siamo già certe di un bronzo, quantomeno, perché siamo in semifinale contro la Cina, e non è prevista insomma una finale per il terzo e quarto posto nelle gare a squadre, quindi siamo bronzo sicuramente. Con la Cina ovviamente ce la giocheremo, non avendo nulla da perdere, perché sulla carta sono molto favorite, però zitti zitti, calmi, vediamo cosa succede. Insomma, un bronzo ce l'abbiamo in tasca, quindi rimpingueremo ancora di più il nostro bottino e il nostro medagliere. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente lo ripeto ancora una volta, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Forza Azzurri, al prossimo video!